Riscoprire le ricette tradizionali sarde, i suoi profumi, i sapori e i colori. Efisio Mameli del ristorante Pani e Casu di Quartu ha preparato per Miss TV la fregola con le arselle. È un piatto tipico delle nostre lagune, dei nostri stagni, perché essendo noi una regione che non abbiamo una tradizione di pesca d'altura, ma soprattutto di stagni, di cui ne abbiamo molto buoni, molto, molto pescosi, e quindi i frutti di mare come le arselle sono nella nostra tradizione. Siamo dei pescatori di stagno, ma siamo anche dei grandi agricoltori, e quindi il grano e la pasta, quindi la fregola, si accoppia bene con questo piatto, con le arselle, perché si insinua e crea un piatto veramente gustoso, ed era anche economico una volta. La fregola si faceva in casa, le arselle le pescavano nello stagno. Io tra l'altro sono di Elmas, quindi queste cose le ho vissute da ragazzino, e ho continuato col vedere mia nonna e mia madre cucinare questo piatto, e rimane nella memoria, e rimane uno dei piatti della cucina cagliaritana più apprezzato. Queste sono le arselle già lavate, un po' d'olio, quindi il trito di aglio e olio. Olio. Il prezzemolo. Una volta che le arselle sono aperte e hanno sprigionato tutto il loro succo, la loro acqua, a quel punto io le arselle le metto in riposo da una parte, e lavoro con il sugo, innesto un po' di sugo base, e vado avanti con la cottura della fregola. A questo punto abbiamo anche un brodino che poi acqua con dello zafferano, che utilizzeremo poi per allungare. Ecco, questo brodino l'hai ottenuto facendo bollire un po' d'acqua e esatto, un po' di zafferano. Qui abbiamo la ecco fregola. Qua ci siamo, è il momento della fregola, come va in ebollizione. Adesso più o meno quanto impiega per cuocere? Ma 5 minuti, non di più, questa fregola. Adesso abbiamo qui lo zafferano. Lo zafferano è un ingrediente che nella nostra cucina. Un po' di peperoncino glielo mettiamo, così. E anche qualche foglia di basilico, perché nella nostra cucina, quando c'è rosso, c'è basilico. E così, sempre spezzettato in modo volgare, in modo che sprigioni quello che deve sprigionare. Questo è l'ultimo atto, il tempo per amalgamare e per rendere. C'è un fattore cromatico estetico che è anche molto bello, è da vedere. Assolutamente sì. E voilà. E voilà. È appena appena più liquido di quanto dovrebbe essere, però è lui. Efisio, quale vino consiglieresti per questo piatto? Quale si accompagna? Allora, io per le mie esperienze, quello che è il mio pensiero dell'affiancamento dei vini ai piatti. Tu sei anche un sommelier, quindi... Quindi diciamo che un rosato ci va benissimo.